Con questo spirito hanno vissuto i nostri santi, con questo spirito ha vissuto Padre Pio, testimoniando da un lato la pienezza della vita, la fede nella presenza dello sposo, e dall'altro testimoniando anche la capacità di attendere il ritorno dello sposo, di testimoniare, ecco, questo desiderio di una unione ancora più piena con lo sposo. Ecco, credo che tutti quanti noi, come credenti, come gruppi di preghiera, siamo chiamati a questa stessa testimonianza. Da un lato, testimoniare la comunione della festa per la presenza dello sposo, dall'altro testimoniare la nostra attesa, il desiderio dello sposo che si fa carità, che si fa attenzione verso i fratelli. Questo, ripeto, lo contempliamo nella vita dei santi. Allora vogliamo vivere questa Eucaristia, vogliamo vivere anche questi giorni di formazione, di incontro, come preparazione, come gioia per lo sposo che è presente in mezzo a noi, ma come preparazione alle nozze eterne a cui il Signore ci chiama. Allora, l'augurio a tutti quanti voi, perché questi giorni siano giorni di gioia, di festa, di attesa, di crescita. E il mio augurio, il mio benvenuto vuole essere quello di tutta la provincia dei Frati Minori Cappuccini di Sant'Angelo e Padre Pio. Ringrazio Padre Franco, ecco, per avermi dato la possibilità di parlare a voi. Ringrazio Padre Francesco Neri, consigliere generale del nostro ordine, tutti i sacerdoti concelebranti e tutti quanti voi qui convenuti. Ci doni il Signore di vivere nella gioia, come ha fatto Padre Pio, come ha fatto Fra Daniele, come hanno fatto tutti i nostri santi.